Vita ti accadono cose imprevedibili e impreviste che ti mutano moltissimo la vita. Da noi pensiamo di essere eterni e in realtà non è così. Io quella mattina sono uscita di casa per andare a fare la spesa e ho rischiato di non tornare più in casa se non dentro una bara. Mentre attraversavo la strada sotto casa mia, uno scooter mi ha investita in pieno. Io non ricordo l'incidente. Il mio è stato un viaggio di andata e ritorno in continuazione fra il coma, il ritornare, l'andare e il venire, perché io volevo andare da mio marito. Quell'incidente ha tolto tante cose inutili e sono rimaste le presenze migliori. Quelle le energie veramente positive, quelle che veramente ti vogliono bene. Sicuramente un bilancio positivo, anche perché di amici ho scoperto di averne tanti. Eccola qua, Alda De Usanio, ben arrivata. Grazie. Io e te siamo amiche fuori dalle telecamere. E sai che ci tenevo ad averti oggi? Ma soprattutto ci tengo ad avere quella che è la tua testimonianza, anche il tuo ricordo di quanto ti è successo, per comprendere come superare un momento così traumatico come un incidente, dove non solo si rischia di perdere la vita, ma tu ti sei veramente salvata per miracolo. È come se te ne fossi andata e poi ritornata. È un miracolo anche perché io ho avuto l'osso occipitale rotto, che è la parte più dura del cranio, e 5 emorragie cerebrali, quindi coma, cose di questo genere. Sono un vero e proprio esempio di miracolo, come dice il neurologo, come dicono i medici. La cosa che colpisce è che è il fato. Tu esci di casa e non rientri più. Ci sono delle famiglie che hanno preso l'autobus perché sono andati a vedere la coppietta croata che è in viaggio di nozze, la mamma coi bambini, sono andati a vedere Venezia e non sono più tornati, sono morti. Cioè, all'improvviso c'è la morte che appare nella tua vita. Ed è questa la cosa che più non dimentichi. Cioè, la morte diventa un qualche cosa di presente se ti salvi. E quando ti salvi, la prima cosa che ti chiedi è perché non sei morta. Che significato c'è nella tua vita? Cos'è che non hai fatto ancora, che devi ancora fare? Perché se non sei morta è perché non hai finito il tuo compito. Ma la cosa anche che ti resta molto dentro è che sei cambiata. Sei cambiata perché quando il cervello, che è un pianeta sconosciuto, viene colpito, non è mai più quello di una volta. Io la memoria non ce l'ho, faccio molta lentezza a capire le cose. Quando leggo impiego molta fatica, ho sempre la mente stanca. Ecco, se posso definire la cosa, la stanchezza della mente, perché il cervello non è più veloce, non è più ossigenato come una volta, ma il senso del tempo cambia tutto, cambia il senso del dolore, il senso della vita, del tempo. Il tempo ha un valore diverso da quello che aveva prima. Oggi ti chiedi, ma devo vivere un'ora così? Ma un'ora della tua vita è un'ora fondamentale, un'ora di vita. Prima gli davi un valore economico, no? Un'ora del tuo lavoro vale tot, un'intera serata non vale nulla, e invece vale moltissimo. Ogni secondo della tua vita vale, ma la cosa che ti colpisce è proprio il fato, la morte che arriva all'improvviso. Che però per te non è arrivata. No, perché non è tu arrivata. Sei come se tu fossi tornata indietro. Sì, tornavo indietro e tornavo in avanti, uscivo dal coma, mi accorgevo di essere uscita dal coma per il dolore forte che avevo, dei mal di testa con le 5 emorragie cerebrali, puoi immaginare il mal di testa che avevo, e poi volevo tornare indietro, volevo tornare in quella non vita che era bellissima. Cosa ti ricordi di quella non vita? La serenità, la leggerezza, perché sei libera dal corpo, non senti più il corpo è una prigione, la prigione che imprigiona la tua energia vitale. E l'energia vitale, quando rompe quelle sbarre fisiche, è aria pura, quindi non hai dolore, non hai il senso del dolore. Forse è per questo che quando nasce un bambino gli si dà
uno schiaffo, perché se il bambino piange vuol dire che è vivo. E da lì comincia la fatica della vita. Senti, di quegli attimi in cui tu eri in coma, poi dici, quando ritornavo sentivo un dolore tremendo, però spesso hai detto io me ne volevo andare da, e raggiungere mio marito, no? Che cosa puoi raccontarci di quel coma, di quel stato in cui tu ti sei trovata? Beh, i momenti in cui mi accorgevo di tornare sulla terra, sempre per questi forti mal di testa, cioè mi accorgevo che ero viva e avevo quegli sprazzi di lucidità, ma sprazzi. E io dicevo, oddio Gianni, ho lasciato mio marito, cioè io vivo con mio marito sempre. Da 24 anni, lui è morto il 1° maggio del 99, ma per me è sempre vivo, sono sempre molto innamorata di lui. Mio marito proprio mi piace, mi manca, e mi manca più oggi di ieri. Non è vero che il dolore si assopisce, che il dolore si attenua, che il tempo fa passare le cose. Non è assolutamente vero, anzi, i ricordi diventano ancora più forti. Io sento ancora l'odore di mio marito, non solo il suo profumo, lo sento molto presente. E allora io volevo tornare indietro, volevo morire. Perché la morte non era per me una cosa brutta, non era la fine di una vita, quando era il ricongiungimento con mio marito, anche nel corpo, come dire, non solo nella mente che io avevo, perché l'unione con mio marito lo vivo sempre, però è sempre un'unione, come dire, immaginaria. Sì, virtuale. E allora io volevo tornare da lui, morire con lui. Cosa ti era successo in quell'incidente? Ti erano, sono venuti addosso? Tu sei uscita no, di casa? No, io sono uscita com'è? Di casa, stavo attraversando la strada . E uno scooter, un potente scooter, è uscito da una strada laterale, quindi, come dire, evadendo il semaforo rosso, e mi ha travolta, mandandomi immediatamente giù per terra. Io mi sono rotta la testa e sono entrata nel coma immediatamente. Per cui io non ricordo assolutamente nulla. So però che chi mi ha, l'autore di questo misfatto, nel vero senso della parola, il guidatore dello scooter, si è fermato, perché era mezzogiorno e mezzo, era l'ora di punta di Corso Vittorio Emanuele, quindi c'era gente, carabinieri, vigili, ci sono stati tutti, che voleva conoscermi, voleva vedermi. Non l'ho mai voluto vedere, perché in questo devo dire che sono poco cattolica. Perdona, no. No, non si può perdonare una persona che ti distrugge. Se lui adesso volesse vederti. Non lo voglio proprio vedere, io non lo voglio vedere, perché se no lo metto sotto io con la macchina se lo vedo, capito? Non lo voglio vedere. Cioè è uno che mi ha distrutto la vita, me l'ha cambiata, me l'ha peggiorata in un certo senso, perché aveva fretta. Non per un motivo, perché cioè se muori per qualcosa di veramente importante ha un senso. Ma tu non puoi morire perché uno ha fretta di andare chissà dove. Cioè uccidere una persona, cambiargli la vita, come uccidere perché si va in macchina, si va veloci e si affretta, è qualcosa di assolutamente assurdo, non umano, non umano. E non si può perdonare. Non è vero del porgere l'altra guancia, non ci credo, Leonò. Non porgo assolutamente un'altra guancia se uno mi porge... Come dico io, se uno ti lancia un sasso, tu lanciagli un fiore, ma non ti dimenticare il vaso. Che t'ha lasciato? No, vabbè. Con tutto il vaso io magari uno non lancia un fiore, però lascia stare il vaso. Lancio il vaso. Ti sei interrogata su tutto quello che ti è successo, ogni giorno lo fai, no, Alda? E che cos'è oggi per te la vita? Che valore ha la vita per te adesso? Un grande valore. Devo essere sincera. Io sono una molto vitale, molto vivace, molto viva. Però sono una donna di dolore. La morte di mio marito ha fatto di me una donna di dolore, perché amare intensamente una persona e perderla è un qualche cosa che ti toglie la felicità. Non sarò mai più una donna felice. Però sono diventata una donna equilibrata, molto più equilibrata. Soprattutto l'incidente mi ha dato questo senso dell'equilibrio, del senso della vita. Il vivere la vita profondamente e godere delle cose che ho e non invidiare le cose che non ho.
Quindi anche quando per esempio l'altra sera ho sentito questo incidente terribile che mi dava tanta angoscia, ho detto, e io mi angoscio quando la mia famiglia sta bene, i miei fratelli stanno bene, i miei nipoti stanno bene, io sto bene, c'ho il cagnolino, c'ho il pappagallo. Dice, vabbè, vorresti dei figli, delle cose. No, no, non quelli, però c'ho un cagnolino, c'ho un pappagallo, cioè c'ho delle cose comunque. C'è che una mi nipotina. C'ho una nipotina che è tua figlia stupenda, più bella di te, che già ce ne vuole. Per cui sono felice delle cose che ho. Ecco, un incidente in cui tu guardi la morte in faccia e non abbassi gli occhi, la guardi in faccia e sai che puoi morire in qualunque momento, ti dà il senso del vivere giorno per giorno in modo pieno. Non le cose che hai fatto, ma le cose che fai in questo momento. Vivi il presente. Io sono felice di stare qui da te, di vederti realizzata, di vedere che sei soddisfatta, di vedere quando ti incontro con la tua bambina. Sono felice della tua felicità, della tua serenità. Ecco, questa è la vita, mi è cambiata in questo senso. L'equilibrio di apprezzare le cose che ho e di essere felice delle cose che ho. C'è molto da imparare, sai, in queste parole, Alda. C'è molto da imparare, veramente, perché hai una profondità d'animo importante. Poi, come dici tu, no? La fretta delle cose, la vita, a volte la superficialità ci colpisce sempre, no? Sì, perché fa perdere il valore. In varie maniere, Ti può colpire fisicamente, ti può colpire umanamente, psicologicamente, però ti ferisce sempre. E poi la vita però ti porta anche a riflettere, a fare dei ragionamenti, a capire, a comprenderla forse fino in fondo, in profondità, anche se, come dici tu, non sempre si riesce a perdonare. La cosa forte che mi hai detto oggi è che questo grande amore che tu hai avuto e che hai tuttora, vive con te, sempre. Sì. E proprio a voi due che io voglio dedicare queste immagini. C'è una canzone che le ricorda i momenti belli con Alda? Sì, purtroppo non ricordo tutte le parole, so che è di Riccardo Fogli. Ah, io volevo che lei l'accennasse un pochettino. In quella casa bianca devo andare, il tempo si è fermato ad aspettare, la mia canzone è dedicata a chi m'ha chiesto solo, vuoi fermarti qui? Che ne sai? Del suo pianto quando son partito, le sue mani forte mi hanno stretto, mi ha abbracciato come un figlio. Io facevo filosofia, poi invece mi sono trasferita a sociologia, dove mi sono laureata con 110 e lode, e dove soprattutto ho vinto il premio della mia vita perché ho conosciuto mio marito, che era il preside della facoltà, fondatore della facoltà di psicologia, e l'ho sposato. Lui mi ha insegnato ad amarmi. Io mi sveglio la mattina, penso a lui, ma vedi, è vivo con noi, no? Infatti parliamo di lui, perché il suo cuore batte veramente nel mio, cioè si fermerà il giorno in cui si fermerà il mio cuore. Sono stata una donna molto felice e molto fortunata. Non a tutti capita di amare la persona giusta e di essere amata nel modo giusto, ed è una delle cose più belle che ti possa capitare. Non vedere l'ora di tornare la sera a casa per trovarlo lì e stare la sera con lui. Non abbiamo mai avuto una vita sociale intensa, per esempio, noi, perché ci bastavamo l'uno all'altro. Tornare a casa e stare insieme, raccontarci la giornata e abbracciarci e ballare e stare anche semplicemente a vedere la televisione mano nella mano. Abbiamo avuto 20 anni così stupendi, stupendi. Sono stata molto fortunata, molto. Ma non c'è una maniera, Alda, per girare questo tuo stato di sofferenza, di tristezza? No. Tuo marito non c'è più, però non c'è un modo perché tu ritorni felice? No, non c'è un modo perché io amo mio marito, non ho il cuore libero per poter pensare ad altro. Mi piace lui,
Io voglio lui, non voglio altro. Quindi non è possibile non vivere questo dolore. Ho imparato, l'equilibrio l'ho trovato vivendo di dolore. Di dolore si può vivere, si può sopravvivere. Non sei più felice, però puoi diventare una persona equilibrata. Capire tante cose, imparare ad avere il valore reale delle cose. Il dolore ti deve migliorare, non ti deve peggiorare. Ti deve migliorare a capire meglio le persone, ad essere più buona, ad essere più misericordiosa, ad essere anche più paziente con quello che accade nel mondo. Io guardo le cose oggi con occhi più puliti di prima. Ho molto più equilibrio. Il dolore mi ha insegnato tanto. Ero molto più sciocchina prima. Sì, devo dire che il dolore è una grande lezione di vita. Insieme a questo dolore ci metto il mio incidente, che anche quello ha contribuito molto a farmi capire il senso delle cose. Cioè come Trevignano, cioè oggi prima guardavo questa vicenda. Allora capisco che le persone che escono per esempio da un coma, che vivono il momento di grande paura, si attaccano a qualunque cosa, quindi la religione... La fede è una cosa seria, no? La fede è una cosa. Questo sto dicendo, la fede è una cosa seria, la fede non è soldi, la fede non è una Madonna che appare il 3 di ogni mese, non è possibile. La fede è un qualche cosa di talmente profondo, talmente autentico e intenso, che è quello che ti aiuta a superare e a sopravvivere. Ci sei attaccata molto tu alla fede? Io sì. Sono cattolica, non sono di quelle praticanti o cose così, però ci credo. E credere nella Madonna significa credere veramente e non a una Madonna che appare. Ma come si fa a dire che la Madonna appare ogni 3 del mese, dai? No, o guarda, che appare ogni giorno alle 5 che... del pomeriggio? Non esiste. Poi questa mercificazione della religione. Non è possibile mercificare la Madonna, dargli un valore economico, dare donazioni. Donazioni a chi? Se vuoi bene a qualcuno, vai da un bambino povero, aiutalo. Senti, Alda, poi c'è stata un'infanzia pure difficile. Perché non hai mai perdonato tua mamma? Perché non mi ha mai veramente amata, non mi ha mai accettata per quella che ero. Perché? Non le piacevo. Io mi ricordo che una volta a mamma ho detto, mamma, cos'è che non ti piace di me? Tutto. Tutto, non gli piaceva nulla. Qualunque cosa facevo non era mai abbastanza, non era sufficiente. Era in competizione con te, tua madre? Secondo me sì, perché io ero molto amata da mio padre che io adoravo. E probabilmente c'era questa competizione. Mio padre mi chiamava il fiore del suo giardino ed era molto orgoglioso di me. Mamma no, mamma qualunque cosa facevo non era sufficiente, non era abbastanza. Quindi non le piacevo, non le piaceva nulla di quello che faceva. Io ho in tutta la vita ho fatto di tutto per piacerle. Veramente devo dire che mi sono impegnata a fare di tutto. Fino a quando, ma credo all'età di 60 anni, ho detto adesso basta. Ma ho mai rotto proprio i puntini. Quando si dice che basta, non se non affrontata. Ti piaccio, basta. Allora, sai che cosa ti dico? Sei tu che non piaci a me, punto. E avete litigato poi? Sì, abbiamo proprio... Beh, no, per anni. Io non ho visto mia madre per tanti anni. E poi com'è andata a finire? Quando sono scappata di casa, che io sono scappata a 17 anni, 18 anni, quando è andata a finire che così. Cioè, gli ultimi anni non ci siamo vissuti, perché io ho smesso di corteggiarla. Perché prima io la corteggiavo, cercavo di sedurla, di farmi piacere da lei. Non c'è stato un avvicinamento. No, perché non sono riuscita a conquistarla mai. Ma questa è una cosa, immagino, che ti ha fatto... Molto, io ho sofferto molto. Ho sofferto molto nella mia vita perché questa cosa. Perché la vita ti ha tolto così tanto, Alda? Secondo te, diciamo, se tu tornassi indietro, no? Una risposta... Non me la sono mai data. Tante caselle, no, della tua vita che si sono aperte e chiuse. Sì, sono aperte tante cose. Tante cose, anche nel lavoro si apriva e si chiudeva, si apriva e si chiudeva. Non ho mai avuto un curriculum, come dire, sia nella vita che nella professione lineare. Sì. Proprio si apriva e si chiudeva, si apriva e si chiudeva.
Ed è una, come non so, per esempio, subito dopo la morte di mio marito, i 5 anni successivi sono morti, è morto mio caro amico Bettino Craxi, è morto Tatarella, è morto mio padre, è morto mio zio preferito, è morto la mia migliore amica, sono morti i miei gatti, il mio cane. In 5 anni è morta tutta la mia, il mio mondo affettivo intero. Era una cosa come ricevere bastonate così, schiaffi di continuo. E perché? Non so perché. Perché mi è stato tolto tanto. E poi, cioè, la cosa che più mi è stata tolta è l'amore di mio marito. No, questa è una cosa. Quella Senti, è una cosa però, che non riesco Alda, proprio. Sai che io sono amica tua, io ti voglio vedere felice. Io lo so che è dura, hai vissuto tanti brutti colpi dalla vita. Però a me, non lo so, ti voglio bene, voglio vederti. Vorrei vederti più leggera, ma soprattutto sono voglio vederti sorridere. Sono serena. Colorata come. Sorridere. Perché tu porti anche tanta gioia, sai, Alda? Perché sono serena, quindi io la trasmetto. La serenità di chi vive un profondo dolore. Te lo dà la serenità. Sono tanto contenta che sei stata qua con me. Davvero. Grazie. E io forza. Sono tanto contenta forza, di vederti forza. Anche qui. Forza, forza. Molto. Ok. Ti vogliamo bene. Grazie, tesoro. E tu baciami la parte migliore di te stessa, che è tua figlia. Carlotta. Che vedi tu quasi tutti i giorni. Bellissima. Perché noi abitiamo vicine di casa. Sì. Grazie. 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 Alda Deusaneo. Grazie. 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 Siate tutti felici. Allora, togliamo la sigla un attimo. Scusate che devo fare un ricordo. Per cui, ecco, grazie. Chiedo alla regia un ricordo importante. Si celebra il ricordo di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba nel 1943. La sua storia è emblematica dei drammi e delle sofferenze delle donne dell'Istria, della Venezia Giulia, negli anni del 43, 1943 al 45, colpevoli spesso di essere mogli, madri, sorelle o figlie di persone ritenute condannabili. Molte donne in quegli anni vennero catturate al posto dei loro congiunti, usate come ostaggio o per scontare vendette personali. Si è scritto che Norma Cossetto fu una tra i milioni di donne vittime della guerra. È così e proprio per questo è giusto parlarne ed è giusto ricordare. Noi con la sua immagine concludiamo questa giornata e ci vediamo domani con Storie Italiane. Vi aspetto.